Inter Foggia, Sacchi in tribuna, si gioca sotto il segno di Pancev, ritorno in squadra dopo 45 giorni, e sotto quello di Sosa. L'ex laziale è in ottime condizioni, l'unico in grado di velocizzare la manovra d'attacco nerazzurra nel primo tempo. L'Inter senza Shalimov, Schillaci e Zammer sono in panchina, porta Battistini spesso in zona tiro. Il Foggia è disposto bene da Zeman, corre e ringhe sullo 0-0 Bresciani, getta al vento il possibile vantaggio. Vantaggio che ottiene l'Inter al 37esimo con Bianchi, tra i migliori, che cerca lo statico Pancev. Il Macedone si libera per il tiro e Sosa lestissimo scaraventa dentro dopo l'istintivo volo di Mancini. L'Inter, tra mezzani presidi e la corsia sinistra, permette pericolose iniziative agli ospiti. Di Biagio coglie la traversa al 42esimo e poco dopo Bresciani si smarrisce al momento del tocco decisivo. L'Inter chiude al quarto della ripresa la pratica Foggia. Bianchi approfitta di un corto retropassaggio del da poco entrato Bianchini e taglia per Desideri che non sbaglia, 2-0. Bagnoli richiama Bergomi e Sosa inserendo Orlando e Fontolà, nuovo partner di Pancev. Il Macedone con le gambe essi sul campo, piedi e testa girano altrove. Il Foggia concede spazi e Berti al 26esimo sull'assist di Fontolà sceglie la soluzione più difficile. Alla mezz'ora Bresciani conclude la serata particolarmente negativa, riuscendo a spedire sul fondo il prezioso suggerimento di Seno. In chiusura, prima Pancev e poi Desideri hanno la possibilità di umiliare il Foggia in disarmo difensivo.